Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Allora ragazzi, oggi sono qui per farvi vedere come impostare ad un camion il freno a motore automatico in base a quando si attiva il retarder. Allora, innanzitutto ci servirà una mod di camion. In questo caso io vado a prendere lo Scania DRGL, quindi perché non dovrei aver modificato tutti i cambi. Adesso se vedete che è un po' lento Windows è perché sto renderizzando con Sony Vegas. Eccoci qui. Ecco, questo è quello che vi aprite con WinRAR. Insomma, io non so se voi usate qualche altro programma. Comunque questo è quello che vi consiglio io, WinRAR. Allora, dobbiamo andare sulla mod, poi sul def, vehicle, track. Insomma, seguite tutta la directory finché non trovate transmission. Ora qui abbiamo tutte le nostre trasmissioni dei camion. In questo caso io devo averlo messo su questo qua. Vediamo. Non adesso, grazie. E vedete, auxiliary brakes. Praticamente questo auxiliary brakes cosa significa? Se tu gli metti, va bene, lui ha retarder 5 e quindi già lui in automatico si distribuisce tutto. Se no, qui già lui gli dici ciao. Auxiliary brakes 0.2, 04, 06, 08 e 10. E c'è uno, scusate. In questo modo cosa succede? Questa stringa qui, queste tre righe, 4, 5, ve le lascio in descrizione, tranquilli. Ve ne metterò anche altre tre. Che seguite il tutorial fino alla fine per capire a cosa sono le altre tre. Allora dovete controllare quella che usate voi e poi qui praticamente andate a mettere queste qui in fondo. Occhio alle parentesi. Questo sta ad indicare il livello di retarder. 0,2 vuol dire che ne metti un quinto, due quinti, tre quinti, quattro quinti, cinque quinti, ovvero 100%. Questa, la seconda riga, sta a significare se scala marcia, fargli scalare marcia. O no, infatti io gli ho messo che si deve attivare e invece l'ultimo è il freno motore. Come vedete ho messo l'ultimo che si deve attivare il freno motore. Infatti, vedete, gli ho messo che si attiva il freno motore, che scala e vabbè, quando il retarder è al massimo. Ora io, essendo che il cambio automatico di Scania non lo conosco benissimo, soprattutto queste cose, non so se il retarder si attiva col primo, col secondo, scusate, il freno motore si attiva, che ne so, col terzo, col quarto, col quinto, già col secondo, col primo scatto di retarder, per cui anche questo è ancora da perfezionare. Ognuno se lo mette in base alle proprie esigenze. Se io voglio che al primo tratto già mi si attivino entrambi, mi basta fare così, uno metto su tutti uno. Qui per scalare, se io voglio che non mi scala, che si attiva il freno motore senza scalare, metto tutti 0. Se io voglio così mi scala senza freno motore. Se invece io voglio freno motore su tutti i tratti del retarder, mi basta fare questo. Ora a questo punto, no, non voglio salvare, grazie. Prendiamone un altro, abbiamo chiuso Eurotrack. No, ecco qua, mod. Prendiamo, che ne so, New Volvo FH. Eccolo qui. Def, vehicle. E vedete già qui è un po' diverso, sempre track, non andate a prendere company, dealer, sempre track, FH 2012, transmission, io qui dovrei averla messa su questo qua. Esatto, vedete il Volvo ha tre scatti di retarder e quindi l'ho adattato io, perché vi faccio vedere, io questa cosa non me la sono inventata, vi faccio subito vedere da dove l'ho presa. Tra l'altro ragazzi, c'è Facebook e quindi i servizi tipo Instagram, Messenger, Down. Io avrei anche da pubblicarvi le foto del cost to cost, che sono queste, solo che ne ho fatte alcune, solo che non posso, per cui appena saranno disponibili ve lo farò vedere. Ve le farò vedere. Magari era meglio se facevo questo e gli mettevo 415. Si può andare? Non dirmi che anche questo c'ha qualche. Allora mi sa che. No, in teoria è Facebook perché ho controllato. Ecco, vedi, dentro il video ho scritto: It's possible to have. Vabbè. Non prima della prossima patch. Quindi questo bravissimo Carl 1992 mi ha aiutato e mi ha scritto il codice. Vedete, da qui ho preso questo. Ho proprio copiato e incollato. L'unica cosa che, infatti, vedete,
no, aspetta, me l'ha scritto lui. Downshift 1 gear. Scusate, allora, meno male che vi ho detto di seguire fino all'ultimo. Questo scala la marcia, se lo mettete a 0 non scala, se lo mettete a 1 scala. E questo invece è quanto frena un motore. 1, 0, ecco, insomma. Vedete, l'ho preso di qui, l'ho copiato e l'ho incollato. Poi me li sono adattati, in questo caso, al Volvo, che ne ha 3. Per cui, per fare le cose circa, perché sennò dovevo mettere 3, 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
periodico e 1. O facevo 3609, ma non mi sembrava il caso, allora 361. In questo caso, vedete, questo qui è solo adattabile ai 750, quindi dovete poi, se voi, che ne so, dovete andarvi a prendere quello per il 540, 600, 700, 550 e 650. In questo caso, comunque, avete questo qui. Qui ci sono tutti i ratio del cambio, velocità in retromarcia, cioè, non velocità, scusate. Il ratio in retromarcia, quanti primini, retarder, suitable for vuol dire che è messo per andare con il prezzo, il nome e basta. E questo è come prenderlo. Io, ah scusate, non ve l'ho detto, sto usando Notepad++, è un programma completamente gratuito che è sicuro, insomma è una delle cose migliori. Qui ho anche la finestra di... No, aspetta. Ho anche la finestra di FTP, sono cose online che non c'entrano con questo tutorial. Se voi non vi trovate con la finestra, non vi preoccupate, è normale. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. In descrizione trovate questi qui. Da Adana tutto. Ciao a tutti.